Giorgia, ci aiuti a capire quali possono essere le ragioni sociali delle dipendenze dalle droghe? La droga è un fenomeno devastante della società odierna, però sono già diversi decenni che l'individuo e la collettività ne è vittima, vittima talvolta consapevole, perché ci si avvicina in diverso modo. La, diciamo, lettura più facile ed immediata è quella dei riti iniziatici. Da adolescenti si vuole emulare o imitare gli altri ed entrare in un gruppo dimostrando la propria forza, tu lo fai attraverso azioni eccessive. E quindi la droga diventa uno strumento importante. Però poi questo si contestualizza e si lega ad una società sempre più industrializzata, sempre più volta all'individualismo, ai personalismi, alla voglia di essere indipendenti e quindi è una mancanza di credenze, di valori, di certezze, portando direttamente ad uno stato di anomia, quindi di assoluta assenza da quello che è la realtà. E questo chiaramente poi si collega a diversi fattori personali, insomma, diventa un giravolta costante. Cioè, si parte sicuramente da un disagio interiore personale, oltre a quello che dicevamo prima, a fattori di emulazione per entrare in un gruppo sistemico. Però chiaramente chi decide di drogarsi lo fa perché ha un disagio Ma a interiore. livello sociologico, oggi gli studiosi che soluzione propongono per la lotta a questo tipo di problematiche? Guarda, indubbiamente quello che bisogna fare è riportare l'individuo soprattutto perché tutto inizia sempre prima, cioè si sta abbassando notevolmente l'età quando si inizia a utilizzare le droghe. Le agenzie educative primarie, quali possono essere la famiglia innanzitutto, perché la disgregazione del contesto familiare incide moltissimo, senza voler attribuire alcuna colpa di genere, insomma, non è perché un figlio si droghi, allora è la famiglia colpevole. Però sicuramente un allontanamento tra le parti, questo è avvenuto. E poi la scuola, molto tempo lo si trascorre all'interno della formazione scolastica educativa, quindi bisognerebbe sin da subito approfondire la conoscenza all'interno delle scuole. Mancando questo, cioè la società attuale è veramente dispersa e non ci sono più punti di riferimento e questo potrebbe essere un riportare. Adesso i bambini anche a 10 anni, insomma, iniziano dalle canne, ma il passaggio alle droghe sintetiche arriva anche intorno ai 12-13 anni. Generazioni sono delle generazioni digitali, abituati chiaramente ad avere tutto subito e gratis e poi comunque all'interno della rete c'è un movimento pazzesco dove il contagio tra queste generazioni è così facile ed immediato che l'approccio poi alla droga ma anche all'alcol è una cosa immediata. Poi ci sono anche delle nuove droghe, delle nuove dipendenze notevoli, che come quella da internet, e soprattutto una delle forme più estreme degli ultimi tempi è quella del poker online. Queste sicuramente sono delle nuove frontiere di dipendenza e bisogna curarsi da questo. Però bisogna veramente riportare ordine, bisogna che ci siano che le famiglie soprattutto impongano il divieto.